palla per l'Atletico in un modo o in un altro, in un modo o in un altro, nello stesso periodo sta allenando i cambi di direzione, i ragazzi corrono, fanno questo, fanno. Secondo me facciamo fatica ad allenarli, perché stiamo facendo cose che non sono condivise con il preparatore. E dobbiamo sapere che loro non sono computer, per cui non è che arrivo io, allora mi chiamo alla mente un tipo di movimento piuttosto che un altro. Questa fascia d'età, secondo me, condividere col preparatore atletico e con le altre componenti significa allenarli. Allenarli su un particolare che si deve trasformare in abilità. Ovviamente le competizioni devono essere messe al pari di un campo d'allenamento. Quando noi ci presentiamo in campo per una partita, deve essere allo stesso modo programmato come se fosse un allenamento. Dobbiamo cercare di gestire la partita dandoci degli obiettivi. Non faremo esercizi, ma dobbiamo dare degli obiettivi ai ragazzi. Come facciamo in un allenamento, prima della partita cerchiamo di spiegare ai ragazzi quali sono gli obiettivi che cerchiamo di perseguire all'interno della partita. Progetto giocatore, individualmente ogni ragazzo saprà che deve migliorare in certe abilità, che deve migliorare in certe letture. Di squadra noi diamo gli obiettivi, diamo l'allenamento, così come nella partita. Concludo, in fase di programmazione è necessario porsi tante domande. Anche troppo, spesso e volentieri, se immaginiamo di essere esposti delle domande inutili, è meglio essersi esposti piuttosto che no, perché altrimenti ci ritroviamo ad aprile a doverci riproporre le stesse domande. Analizzare tutte le situazioni possibili, fornire risposte pratiche, si ritorna prima, cercare di far sì che questi esercizi siano allenanti, rispetto alla felicità degli atleti, progetto giocatore. Ogni atleta si varia, giocatore per giocatore si varia, per cui deve esserci una programmazione in qualche modo cucita su ogni giocatore. Infatti non esiste una programmazione perfetta, noi non siamo dei matematici e quindi dobbiamo cercare di operare un percorso razionale che tenga conto di tutte le componenti che abbiamo analizzato dal punto 1 al punto 6. Concludo portando l'attenzione che gli obiettivi sono una componente importantissima della nostra programmazione, perché programmare significa stabilire e porsi degli obiettivi. Ma i fattori che ne limitano il raggiungimento spesso e volentieri sono la chiave che ci permette di essere efficaci. Cioè, se noi riusciamo a porci gli obiettivi, alla fine spesso e volentieri sono molto comuni. Perché se io vi dico che nelle nostre programmazioni under 14 e under 15 le prime due idee, tra l'altro ora non ve lo posso far vedere perché è un foglio molto piccolo, questa è una parte della programmazione, si intitola anche gioco di piano, e la prima idea, questa parte per me è relativa all'attacco e questa parte è relativa alla difesa. La prima parte dell'attacco è mentalità transitoria, difesa e attacco, significa la capacità, di passare da una situazione difensiva a una situazione offensiva nel minor tempo possibile. La prima riga della difesa è immediatezza difensiva, transizione, attacco, difesa, stessa cosa, riuscire ad acquisire una capacità che ci permetta di terminare un'azione in attacco e essere subito in difesa, viceversa terminare un'azione difensiva e essere subito in attacco. Questo è un obiettivo abbastanza comune per tante squadre, è un obiettivo che tutti cerchiamo di raggiungere. Allora, quello che permette spesso e volentieri di raggiungerlo e questi sono i fattori che limitano il raggiungimento di questo obiettivo qua, e quelli sono individuali per ogni gruppo. Sarebbe difficile riuscire a creare uno standard di fattori che limitano il raggiungimento degli obiettivi, perché anche se gli obiettivi sono comuni, ritorniamo al discorso, i nostri atleti sono unici, per cui hanno delle caratteristiche personali. Richiudo con l'idea che soltanto avendo l'idea chiara degli obiettivi e dei fattori che limitano il raggiungimento degli stessi obiettivi, l'allenatore può diventare quello che deve essere, che è un facilitatore di apprendimento. Quindi riuscire a uscire addosso alle
uscire addosso alla nostra squadra con un progetto, anche se sono parole importanti, e facilitare il percorso che devono intraprendere i ragazzi tramite tutte queste considerazioni. Se ci sono domande più specifiche, bene, altrimenti passo la parola ad Alessandro che passa un pochino più sul pratico. Io vi devo, tanto buonasera, sera. Ce l'ho fatta arrivare in tempo, sono contento. Vi volevo parlare di costruzione di un gioco d'attacco per categorie under 15 e under 17. Io quest'anno ero una categoria under 17, però due anni fa allenavo gli stessi giocatori della categoria under 15. Questo solamente per farvi capire che il sistema che andremo a vedere è solamente step successivo rispetto a quello che i ragazzi che ho già allenato, già avuto, già conosco il modo di allenare, hanno vissuto precedentemente. Utilizzeremo loro per vedere delle situazioni in campo, sia contro 0 che 3 contro 3, visto che sono 7, al massimo mettiamo un appoggio. All'inizio vi volevo fare una premessa che credo abbastanza importante, basilare per il lavoro di allenatore. Collegandomi anche a quello che vi ha detto Michele, penso che sia molto importante capire quello che noi allenatori andiamo a fare in campo, quello che noi siamo per i ragazzi che alleniamo. Quando Michele vi ha detto che quello che noi diciamo ai ragazzi per loro è più importante forse di quello che le nostre parole vogliono dire o significano, vuol dire che quando andiamo a allenare una squadra, che sia o non sia composta da ragazzi che come da noi abitano in foresteria e quindi vivono magari diversamente la giornata rispetto a un ragazzo di Siena, di Perugia o di qualsiasi altro posto, è capire che non possiamo arrivare in palestra, che sia il ruolo di allenatore, il vostro lavoro o solamente un vostro secondo lavoro, lo voglio chiamare, non possiamo pensare di andare in palestra e proporre delle cose alle quali non abbiamo pensato. Quindi il mio invito è che tutto quello che vi dirò successivamente è strettamente collegato a questa mia certezza, e non possiamo andare in palestra e far fare delle cose, perché se noi vogliamo e pretendiamo dai nostri ragazzi che questi abbiano un miglioramento, e dal miglioramento individuale, quindi dal progetto giocatore che avete sentito prima, vogliamo costruire sopra un progetto squadra, dobbiamo essere consapevoli che tutto quello che noi facciamo vedere in campo deve condurli e guidarli al miglioramento, ma deve essere sempre e comunque guidato con coerenza da esercitazioni che noi abbiamo sulla carta pensato precedentemente. Okay? Questa premessa credo sia importante, perché prima di andare a prendere una squadra, magari dire quest'anno una squadra under 17 e siccome mi piace giocare flex gli faccio fare flex, per dire una stupidaggine rispetto ad un'altra, credo sia importante capire che tipo di pallacanestro noi vogliamo allenare, cioè che tipo di allenatori siamo. Credo che sia importante insegnare la pallacanestro nella quale crediamo, insegnare e quindi trasmettere ai nostri ragazzi quella che è la nostra idea di pallacanestro. Poi è ovvio che prima di andare a proporre ai nostri ragazzi un certo tipo di sistema, io devo pormi delle domande che sono: che tipo di giocatori alleno? Se ho dei giocatori con determinate caratteristiche rispetto ad altre, che tipo di pallacanestro voglio andare a insegnare? Però la differenza tra allenare una squadra di settore giovanile e una squadra che non voglio dire Serie A, ma una squadra seria, credo sia nel fatto che il sistema non è altro che un fluido nel quale i giocatori vengono immersi. Ogni giocatore è al centro del progetto, è al centro del nostro progetto, ha un progetto giocatore, e ogni singolo progetto giocatore viene inserito ed immerso in questo grande fluido che è il sistema d'attacco.